Oggi parliamo di un argomento tanto caro ai tifosi juventini, infatti non se ne parla mai ogni giorno, cioè nel senso del fatto di Dybala, Juventus, problema, non ne parla mai nessuno. Intanto ciao ragazzi, benvenuti in questo video, se vi va lasciate un like, si fa così, no? Su YouTube sì, più o meno si farà così, però partiamo dal presupposto, io sono molto 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 arrabbiato, ok? Non traspare dalla mia faccia, ma fidatemi, io mi sono rotto il cazzo. Mi sono rotto il cazzo di questa situazione. Perché oggi probabilmente avrete visto tutti la pagina della Gazzetta e non se ne può più. Non se ne può più di parlare di rinnovo, non rinnovo di Dybala. È un anno e mezzo che va avanti, è un anno e mezzo che io dico che non mi va bene. Avevo fatto 3 mesi di silenzio, ma adesso mi sono rotto. Come direbbe Allegri, adesso parlo io. La gestione comunicativa, rinnovo di Dybala da parte della società e da parte del giocatore è inaccettabile. Soprattutto in un momento in cui la Juventus è in difficoltà a livello sportivo. Continuare a parlare di queste cose, continuare a creare un ambiente non buono, non salutare, è un male per la Juventus in sé. Paulo Dybala doveva rinnovare prima di iniziare la stagione in corso, se effettivamente Paulo Dybala doveva essere leader tecnico, carismatico e capitano futuro di questa Juventus. Non avendo rinnovato Paulo Dybala, dopo cosa fai? Apri a queste pantomime, apri al lavoro dei giornali che secondo me fanno bene comunque a lucrare su un'incertezza che c'è attorno alla Juventus. Infatti le parole di Arriva Bene, 2 volte di fila, se non tre ragazzi, in 3 interviste, Arriva Bene ha amplificato e ha portato ancora di più la Gazzetta, gli altri giornali e anche noi creatori di contenuti a parlare di questo discorso. Secondo me tutto questo non fa bene all'ambiente. Quindi il mio è più o meno un ultimatum che do alla società e al calciatore. Secondo me, entro pochi giorni, calciatore e società devono decidere cosa deve essere del futuro di Paulo Dybala. Per me, o rinnova entro fine mese, al massimo metà febbraio, prima della Champions, diciamo così, oppure Paulo Dybala per me che vada a zero non è un problema. Il Milan ha lasciato a zero Donnarumma. Ha lasciato a zero Çalhanoğlu. Squadre come il PSG perderanno a zero Mbappé. Il fatto che Paulo Dybala sia uno dei giocatori più amati e forse uno dei più forti tecnicamente, anzi sicuramente più forte tecnicamente alla Juventus, è un problema secondario. La società e il giocatore devono essere sicuri di voler intraprendere un percorso insieme. Perché nel momento in cui almeno una delle due parti non è sicura di questo percorso, va a finire male. Va a finire male, questo fa male soprattutto alla Juventus, fa male a noi tifosi che perché a nessuno piace vedersi quinta in classifica e questa situazione deve finire. Si deve prendere una posizione, la società deve essere decisa, come ha detto a febbraio si ridiscute dei contratti, va bene, io sono d'accordo con Arriva Bene, probabilmente 10 milioni per Dybala sono troppi visto che comunque non è al 100%, anzi non lo vediamo al 100% in una partita da almeno un anno e mezzo, diciamo dall'anno di Sarri. Questa roba qui di Arriva Bene a me va bene, però è ora di prendere una posizione. Sia la società che il calciatore devono prendere una posizione e decidere cosa ne sarà del futuro della Juventus, perché Dybala può essere un protagonista importante, ma così questa situazione sta solo facendo male a tutti. Passando un attimino invece a quello che è uscito sulla Gazzetta oggi, un possibile passaggio all'Inter. Ragazzi, anche il peggior hater di Dybala non può immaginare questo tipo di passaggio. Sarebbe una roba inaccettabile. Io non ci credo assolutamente che Dybala possa passare all'Inter. Sarebbe qualcosa di totalmente fuori ogni tipo di logica. Quindi quello che vi dico io è, i giornalisti in Italia dicono tutti che Dybala rinnoverà in tranquillità. Dall'Argentina e la Gazzetta dicono che probabilmente Dybala non è così convinto il rinnovo perché le cifre sono più basse, quindi magari non crede che la società supporti lui come calciatore e lo voglia all'interno del progetto. Però io metterei le mani sul fuoco e, come si dice, potrebbe arrivarmi un meteorite in testa, come la pubblicità. Per me Dybala non andrà mai all'Inter. Clippatela pure, prendetemi pure in giro se succederà, ma se Dybala va all'Inter, casca il mondo.
Dopo una prima parte di sfogo andiamo a analizzare i pro e i contro del possibile rinnovo di Dybala. Di sicuro voi mi aiuterete nei commenti perché io dirò un 2-3 punti, però ce ne sono tantissimi. Ad esempio, un pro palese è il fatto che c'è difficoltà a trovare sul mercato dei giocatori che possano sostituire Dybala. Soprattutto in un momento di così difficoltà economica, solamente un altro parametro a zero potrebbe sostituire Dybala. Io faccio questa domandina. Ma Dybala non rinnova, Pogba arriva a zero, vi garberebbe. Ovviamente Pogba costerebbe un pelino in più, però dal punto di vista dello stipendio, in teoria, se effettivamente manterranno il decreto crescita, Pogba potrebbe avere uno stipendio addirittura inferiore sull'ordo di Paolo Dybala. Un altro pro è la mancanza di un uomo mediatico, cioè il rinnovo deve essere fatto in quanto nel momento in cui Paolo Dybala viene a mancare, detta così è bruttissima, però nel momento in cui non avremo più Dybala in squadra, non avrebbe la Juve un nuovo mediatico. Cioè, quindi c'è la mancanza di un uomo che a livello mediatico, a livello di sponsor, a livello di follower su tutti i social, la Juventus in questo momento non ha, dovrebbe ricostruirlo. Uno potrebbe essere Federico Chiesa, però Chiesa purtroppo ce l'avremo out 6 mesi e quindi è anche difficile creare il personaggio Federico Chiesa. Dybala attualmente, se non erro, è nei primi 5 calciatori più seguiti sui social, quindi sicuramente è una bomba dal punto di vista del merch. E poi non dimentichiamo anche il fattore tifosi, sicuramente i tifosi o la maggior parte hanno tutti a cuore Paolo Dybala, poi c'è qualcuno che si è stufato. Io un pochino sono su quella sponda, ma mi sono stufato per i continue uscite mediatiche sul rinnovo. Nel momento in cui si decide e si traccia la strada, Dybala rimane alla Juve, tutti i tifosi penso che comunque sarebbero più o meno contenti, a maggior ragione se i milioni di stipendio vanno da intorno ai 7. Ovviamente nel momento in cui Dybala rinnova con uno stipendio da 10 milioni avrebbe ancora più gli occhi puntati addosso e potrebbe essere un elemento, diciamo, divisivo per la tifoseria. Passiamo invece ai contro. I contro è: non dobbiamo essere legati strettamente a un giocatore, cioè nel senso, se Dybala rinnova, a quanto dice arriva bene, a quanto dice la Juve, come dicevo prima, siamo tutti contenti. Nel momento in cui Dybala non accetta le proposte della Juve, non dobbiamo avere paura a lasciarlo andare. Perché anche nel caso in cui lo rinnovassimo, ragazzi, andandogli a fare uno stipendio da 10 milioni, voi dite, ok, lo rivendiamo. È difficile rivendere un giocatore quasi trentenne, diciamo, 28, farà 29 anni quest'anno Paolo Dybala, in un futuro prossimo a tanti tanti milioni, soprattutto con uno stipendio così importante. Si sarebbe il rischio di avere un Higuain bis, ovviamente con un investimento minore, perché l'investimento di Higuain era enorme, però avremmo quel possibile problema. Dybala non gioca una partita al 100% da anni. Cioè, Dybala, per quanto forte sia, io non ricordo una partita così giocata bene da Dybala, ma proprio in condizioni fisiche, da un bel po' di tempo. Questo è un fatto da considerare. La Juventus può costruire tutta la squadra su Paolo Dybala? Io attualmente non credo. Dybala potrebbe essere la ciliegina, ma attualmente la Juventus non ce l'ha neanche la torta. Quindi da un certo punto di vista l'uscita di Dybala potrebbe essere utile per investire su o dei gregari o dei giocatori più funzionali. E non dimentichiamoci l'aspetto tattico. Spesso si dice che Dybala dal punto di vista tattico non si sa dove metterlo, eccetera eccetera. Parlavo prima, giocatori funzionali. Dybala è un giocatore fortissimo, è un talento incredibile. Secondo me ancora non è maturato abbastanza per essere un campione assoluto, perché è vero che ti risolve delle partite, però non in tutte le partite ti fa la prestazione che cambia il volto alla squadra. Dybala allo stesso tempo tatticamente non sai dove metterlo. Con un 4-3-3 non puoi giocare, probabilmente puoi giocare solo con un 4-2-3-1, ma per avere un 4-2-3-1 devi avere dei giocatori fortissimi a centrocampo, cosa che attualmente la Juventus non ha. Quindi un investimento diverso potrebbe essere sensato.
Allora, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Vabbè, lasciate un like. Non so come si fa questa roba YouTuber, forse l'ho già detta sta battuta, però è vero, sono in difficoltà, sono più bravo su Twitch, forse. E vi lascio, leggerò i vostri commenti, quindi mi raccomando, via con i commenti e ci vediamo forse al prossimo video.